Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo video, video haul coi saldi. Ho fatto questa prima tranche di saldi, però una cosa l'avevo già presa quando ero andata da Primark e l'ho trovata scontata perché c'erano i presaldi e quindi... Mentre queste cosucce qua, le altre, le ho prese su... Guardate, su Zalando e qua super super sconti, veramente. I love Zalando, davvero, proprio super top Zalando. Bene, cominciamo subito senza perderci in chiacchiere e vi faccio vedere le cose che ho preso. Ah, questo qua è il pezzo forte e ve lo lascio per ultimo. Cominciamo con due cosine così. Ah, tra l'altro vi volevo far notare, guardate. Ti hai visto come sono cresciuti i capelli? Che sono tornati ricci? Si vede. Adesso negare questo veramente... chi lo scrive è bugiardo veramente. Cioè, negare anche l'evidenza, ragazzuoli. Devo semplicemente scurire perché vedete che sta cacciando fuori il chiaro qua. E non mi piace assolutamente. Voglio farlo del mio... colore così. Quando tornerò dal mare vado al parrucchiere, faccio Olaplex col colore e me li faccio rifare del mio colore naturale, nero naturale, insomma. E niente, comunque sono contenta che stanno crescendo belli i miei capelli, top. Allora, primi due prodottini che ho preso, questi qua non è che proprio è saldo, però li ho presi scontati. Questi qua li ho presi da acqua e sapone. Sono due maschere della Royal Beauty. Allora, questa qua è maschera viso al cetriolo, che serve elasticizzante e antirughe. L'ho presa perché è così. Questa qua praticamente è una maschera che viene via peel off. Si crea tipo una specie di pellicolina e nulla, e sigillata ancora, e questa la devo usare. E poi, come non prendere, io amo il cocco, come non prendere una maschera al cocco. Questa qua al cocco idrata e ammorbidisce, quindi super top. Siamo fatti caso all'obbrobriosità dello smalto che è venuto via, ma non ho l'acetone in casa. Dovrei avere le salviettine leva smalto, devo cercare da qualche parte. Poi, dai cinesi, ho preso questo. Questo qua, praticamente scontato di un euro. Vabbè, però, se va sempre bene. Questo qua l'ho preso da Risparmio Casa. Il prezzo era 6,95. Così forse avete meglio. E un euro di meno. È fatto così, è bellissimo, io lo adoro. Questa è la trama, insomma. È bella e ha queste frange molto molto particolare, carino, e si lega con questi. Ovviamente su una persona magrissima fa il doppio giro questo. Io no, così è largo, lo leggo un pochettino stretto così, tipo, ma è bello perché anche elasticizzato, mi piace molto e l'ho preso. C'era anche in altri colori, però questo rosa bello fucsia mi ha catturato particolarmente. Però penso che andrò a prenderlo anche nero, che a partenza si avvicina, quindi. Poi da Zalando, appunto, con gli sconti, ho preso due cose dell'Adidas. Ho preso questa maglietta che io trovo bellissima. Allora, è rosso, ovviamente ha le classiche strisce qua, ma la particolarità, non so se riesco a farvela vedere, vedete? A parte che è un tessuto bello leggero, quindi per questa stagione va bene, perché è un po' è traspirante, insomma. Comunque ha queste scritte Adidas, le vedete? Adidas è il logo, e mi è piaciuta tantissimo. L'ho presa. E questa qua l'ho pagata col 10% in meno. Costava 29,90 e quindi l'ho pagata credo sui 26-27. Molto molto carina. Questa è bellissima ed è questo il vero affare. Adesso ve la faccio vedere. Allora,
sempre Adidas. Questa qua si chiama Pride Pink, è stupenda. C'è anche la gonna, non so se avete fatto caso, ci sono le gonne fatte di questo tessuto tipo tulle, sia di questo colore che nera. Allora, sia fucsia, cioè sia pink che nera, volevo prenderle, ma sono andate subito sold out. E quindi nulla, dovrò vedere da JD Sport oppure a Ulab se la trovo, o sul sito di Adidas, perché la voglio assolutamente prendere. Quelle gonne sono bellissime. Poi voglio prendere quella di questo colore, che così ci faccio il completo. Vedete che questa la chiudo, che l'avevo provata. Allora, è fatta così, praticamente è trasparente, la dimensione è troppo bella, io la adoro, è proprio particolare, è una giacca trasparente, straleggera, qui ha le sue strisce, così, bellissimissima, ha anche due tasche qua sul davanti per metterci il cellulare, non so, all'evenienza, se non si porta la borsa, bellissima, strabella, veramente, la adoro. Molto molto molto. Guardate che bella la cerniera, è tipo gigante, bella, fatta proprio bene. E questa qui costava, allora, mi sembra, se non sbaglio, o 79 o 70 euro, scontata l'ho pagata sui 40 euro, quindi un super affare, ragazzi, super super super, veramente 39,90 l'ho pagata, quindi veramente da 70, cioè troppo conveniente. Ah, in fondo ha questo elastico così, no, ma io l'adoro, questa è veramente bellissima, magari sicuramente non vi piacerà, però a me piace, e appunto ci voglio prendere la gonna, ho fatto un outfit particolare, molto molto bello. Poi passiamo al pezzo forte, che questo l'ho preso da Game 7 Athletics, e sono questo paio di scarpe le Nike. Eh sì, Davide mi ha attaccato la mania delle Nike, quindi questo qua vi dico subito, venivano 116 in sconto del 30%, pagate 81,20. Beh, le Nike costicchiano, non si fanno certo regalare. Allora, no, queste sono veramente belle. E tra l'altro di questo ho preso il mio numero, miracolo, è la prima volta che prendo il mio numero della Nike. Questa qua infatti è la taglia 41. Si vede che evidentemente ha, non so se ha la pianta larga. Ti piacciono? Sono quelle che volevo prendere. Vuoi prendere anche tu? Alla sua cena? Davanti sono come le mie. E praticamente guardate quanto sono belle, adesso ve le faccio vedere. Queste sono bellissime, mi piacciono anche la suocerina. Allora, quando l'aveva vista lei l'altra volta erano a prezzo pieno, quest'inverno, eh. E adesso lo trovate e ho preso questo. Guardate quanto sono belle. Sono così, cioè ditemi voi se non sono stupende. Rosa, bellissime. Ovviamente è troppo, cioè troppo belle. Allora, qua c'è scritto Max. C'è scritto Max perché sono tutte Air Max. Qua c'è il baffo. Qui è rosa, molto molto bello. E qua c'è questa trama mimetica che è sui toni del grigio violetto, tipo, ma non saprei definirlo, e qua non si percepisce bene. Allora, questo qua è un incrocio tra un grigio e un rosa antico, mentre questo qua è un colore indefinito, è tipo un viola mischiato di qualche altro colore, però non riesco a farvi vedere, ha i brillantini qui, non riesco a è proprio è qui, tutta brillantini, non si riesce a vedere perché non c'è il flash. Vediamo se riesco a farvelo vedere col flash, che così magari riuscite a vederla bene. Aspettate, vediamo, vediamo, vediamo con la torcia, magari si percepisce qualcosa. Vedete che brillano? Faccio questo movimento, ecco, vedete? Soprattutto la parte più chiara, lo vedete qui, guardate qua che brilla.
No, comunque si vede, si dovrebbe percepire. Non so perché dal video non si riesce a catturare il brillantio, insomma. E sono belle. Appunto, qua sono fatte così. C'è scritto Air Max. Dentro sono così. Sono, come vedete, proprio una scarpa che è strutturata. Penso che sia a pianta larga. E quindi è bellissima. Qua sui lati c'è scritto Air. E da questa parte c'è scritto Max. Le adoro. Mia suocerina le sta adocchiando perché le vuole anche lei. Quindi quando andremo a fare il giro dei saldi, la portiamo dietro, che così se le troviamo del suo numero le prendiamo anche la suocerina. Queste qua vestono proprio grande e appunto stranamente il 41 mi va comodissimo, neanche che dici mi va perfetto appena appena, no, mi sta anche leggermente largo, quindi sono contenta. Questa è una scarpa stupenda, ovviamente non è solo una, c'è anche questa, ovviamente. No, io le adoro, le amo queste scarpe, anche la suola è stupenda, belle davvero, e non potevo non prendere, ragazzi, troppo troppo belle, veramente adorabili, super super top. Fatemi sapere se vi piacciono queste. Poi tanto sono anche belle leggere, belle leggere, in modo che non siano pesanti anche da portare in questa stagione adesso che fa caldo. E mi piacciono tantissimo, veramente. Ah, anche sotto c'è scritto Air, qua, vedete? No, le adoro. Top. Questi erano i miei acquisti, ovviamente la piccola prima tranche in saldo. Fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più degli acquisti che ho fatto. Ho messo su questo top di Ariel. Se mi chiedete dove l'ho preso da Primark. Ovviamente tutte le pucciosità da Primark le prendo. Bene, ragazzi, io vi mando un bacione, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se anche voi avete iniziato a comprare le cose in saldo e cosa avete preso. E basta, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Domani farò un vlog bellissimo, un compleanno vlog, però mi sa che non credo di caricarvelo la sera stessa perché finiremo tardi, quindi il giorno dopo ancora. E un bacio. Grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie agli iscritti di sempre. Bene, e penso di avervi detto tutto. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Se non siete iscritti iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. Iscrivetevi anche al canale di coppia e al canale Chiara D'Alessandro ASMR. Ah, il canale di coppia, per chi se lo chiedesse, è Davide Chiara Channel. Un bacione, alla prossima, ciao!